Sì, l'Università di Salerno ha come impegno, nei suoi impegni, anche quella di servire il territorio. Lo fa concretamente sapendo che non c'è sviluppo senza ricerca, senza puntare sulla formazione, sull'alta formazione, e incentivando quelli che possono essere progetti a cui seriamente si può partecipare. È anche una linea che noi ci siamo dati, sia di apertura del territorio, delle imprese, delle istituzioni presenti sul territorio, e anche, diciamo, dal punto di vista dell'offerta formativa, perché quest'anno noi lanciamo il corso di laurea in agraria. Questo è stata una scelta precisa mia del Consiglio di Amministrazione, del Senato Accademico, che ha voluto prestare attenzione a una vocazione del nostro territorio. Tra l'altro un corso di laurea che è incentrato sulle aree protette. Quindi ecco, anche qui oggi il senso di della mia presenza qui è quella di voler sottoscrivere questo accordo per collaborare, per essere. Come funzionerà il centro di alta formazione? Il centro di alta formazione oggi è ancora un progetto, quindi sicuramente poi andrà riempito di contenuti. Quello che è importante però è qui, che ci sta questo, diciamo, desiderio forte, è che la filiera istituzionale vuole investire in questo senso e in questa direzione. C'è anche ovviamente un rinnovato management, quindi insomma c'è la volontà di lavorare insieme, sapendo che unendoci e mettendo, diciamo, dando all'università il ruolo che in certi aspetti merita, può essere questa la strada giusta per far uscire anche dall'isolamento le aree interne, insomma, e valorizzarle. Ecco, questa sera ci sono gli enti che hanno nelle mani il potere di poter decidere il futuro di questo territorio. C'è la regione, ci sono tanti sindaci e l'università è pronta a fare la sua parte. Sì, assolutamente. Sentiamo molto questa responsabilità. Chi non vive il territorio 365 giorni all'anno come me non capisce, diciamo, il rapporto speciale che c'è tra il territorio e la sua università, e noi dobbiamo interpretare questo desiderio. Sappiamo che anche per destagionalizzare il prodotto straordinario del Cilento è necessario investire su quelle che sono le bellezze dell'area interna. In questo senso la presenza oggi qui e con l'idea, diciamo, di realizzazione di questo centro va proprio in questa direzione.